maglione, no, anzi, aspetta, dei calzini, no, quelli forse l'ho fatti l'anno scorso, potrei fargli un porcellino d'India. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, finalmente vi consiglierò ben 50 idee regalo per questo Natale 2020. Sono sia per lei che per lui. Alcune idee regalo ovviamente sono proprio incentrate per lei, altre invece proprio per lui. Comunque io spero che possa piacervi il video. Direi di iniziare subito. Prima però di andare al video, come sempre, se ancora non sei iscritto o iscritta, non dimenticarti di iscriverti al canale, appunto, di cliccare sulla campanellina per non perdere nessun video. In questo modo riceverai le notifiche e seguimi anche su Instagram, mi trovi come Giulia Mineo con doppiaggio all'inizio. Scusate, con doppiaggio all'inizio. Iniziamo subito. Allora, ho deciso di suddividere questi 50 regali in delle sottocategorie. Ora vi metterete anche a ridere perché mi sono inventata io i titoli di queste categorie in modo da suddividervi proprio anche secondo le vostre esigenze i vari tipi di regali. E la prima categoria che andiamo a vedere insieme è mi sento un po' a Masterchef, quindi potete anche immaginare il tipo di regalo che ho inserito in questa categoria. Prima del regalo di questa categoria è il ricettario, quindi se colui o colei che riceverà il regalo è un'appassionata appunto di cucina, cucina spesso e ha un sacco di ricette sparse per casa, sicuramente il ricettario sarà un'idea originale da fare a questa persona. Ne esistono di tutti i tipi, di tutte le varianti, colori, varianti anche di impostazione proprio di ricettario e sicuramente centrerete il regalo. Una novità dell'ultimo periodo veramente molto originale è questo forno per pizze. Io questo qui in particolare che vi mostro l'ho visto anche nelle stories di Chiara Ferragni, proprio Chiara Ferragni faceva vedere che lei cucinava una pizza, la cuoceva all'interno di questo forno e veniva fuori una pizza insomma abbastanza decente, non proprio come le vere pizzerie, però sicuramente se chi riceve il regalo è una persona appassionata di queste cose apprezzerà molto perché si riescono a fare delle pizze quanto meno decenti, quindi secondo me anche questa qui è un'idea regalo molto molto carina. Per dei veri sommelier invece c'è questa cantinetta per vino. Allora, questa qui è una proposta, idea regalo, insomma, che potete trovare su Amazon e ho visto inoltre che ci sono vari tipi di dimensioni, quindi per bottiglie da 12, da 8, da 24, quindi insomma a seconda della capienza sicuramente sarà molto più ingombrante questa cantinetta e ho visto che si può regolare la temperatura, quindi è perfetta soprattutto per chi beve vini bianchi, spumanti e quelle cose lì. Del caffè non se ne può fare meno e quindi perché non regalare un set di cialde per espresso per la macchinetta, appunto. Io ho scelto queste qui, però ovviamente dovrete vedere se la persona a cui regalate queste cialde ha la macchinetta adatta, se sono compatibili, diciamo, a seconda del tipo di marca di macchinetta. Ora non me ne intendo perché io non bevo caffè, però appunto sicuramente le cialde sono compatibili su alcune macchine e su altre no, quindi questo sta a voi. Comunque, secondo me è un'idea molto originale che fa sempre comodo, insomma. Altra idea originale sono questi tempera verdure. Devo dirvi la verità che mi incuriosiscono parecchio e sono questi mega temperini con i quali si possono temperare le verdure, zucchine, carote, insomma tutte quelle cose lì per chi appunto cucina. E poi anche un regalo un po' originale, insomma, rispetto ai soliti classici. Sempre restando in tema di mi sento Masterchef, ma faccio anche regali un po' bizzarri, è questo tagliapizza a forma di bicicletta. Quindi devo dire che per i pizza lover è una vera e propria chicca che non possono non avere, quindi sicuramente con questo piccolo regalino pensierino potrete veramente soddisfare la persona che lo riceverà. Per concludere la categoria mi sento Masterchef, ovviamente non potevo non includere il grembiule, perché senza grembiule non sei un vero e proprio chef, non ti senti uno chef, come appunto succede a Masterchef. I grembiuli sono la cosa essenziale. Quindi perché non regalare un grembiule magari anche personalizzato con scritto qualcosa? Sicuramente potrebbe essere molto originale e molto personale. Questa categoria è al passo con i tempi e l'ho denominata il o la TikToker. Quindi per chi fa i TikTok,
Look ci sono dei regali veramente molto molto indicati, e uno di questi potrebbe essere la ring light, ovvero quella luce circolare che utilizzano praticamente ormai quasi tutti i TikToker. In generale la utilizziamo anche noi YouTuber, appunto, per illuminare e fare dei video un po' più carini. Insomma, ne esistono di tutte le taglie, dai più piccoli da attaccare sul cellulare a quelli invece proprio da montare e attaccare ad una presa. Comunque a voi la scelta. Io comunque tutte le cose che vi dirò in questo video ve le lascio qui sotto nell'info box. Queste sono le mie proposte, però ovviamente ci sono altre idee e altri modelli, insomma, di oggetti che vi mostrerò. Un vero must have se sei un TikToker sicuramente è questa striscia LED colorata che cambia colore con il telecomandino. Quindi altra idea regalo se avete un amico, un'amica, un parente, una cugina che fa i TikTok. Se gli regalate questa striscia LED penso che sia la persona più felice del mondo, perché praticamente chiunque, a partire dagli americani, hanno questa striscia LED negli sfondi dei video che cambia colore. Quindi sicuramente sarà un'idea regalo e un regalo molto azzeccato. Mi sto talmente emozionando per il Natale che sto diventando bordo e ho un caldo da morire. Ultimo regalo per la categoria TikToker è la custodia porta AirPods. Quindi solitamente, ora potrebbe essere, l'ho inclusa in questa categoria TikToker, però in generale può andare bene anche per chi non fa TikTok ma utilizza le AirPods, appunto quelle cuffie wireless dell'iPhone. È sicuramente una cosa comoda, perché invece che averle sparse per la borsa o sparse chissà dove, con una custodia sicuramente sono molto più ordinate. Passiamo alla categoria delle beauty guru, io l'ho intitolata così, quindi è una categoria prettamente femminile, però nulla vieta ovviamente di fare questi regali anche a dei ragazzi che tengono e curano la propria pelle. Comunque, primo dei regali di questa categoria è sicuramente il massaggiatore viso Gua Sha. Questo massaggiatore viso ve l'ho già mostrato su Instagram e devo dire che io mi ci sto trovando veramente molto bene. Quello che vi consiglio è questo set di roll viso, quindi il massaggiatore viso, più la pietra Gua Sha per rimodellare questa parte del viso. Devo dire che sono eccezionali, se utilizzate tutti i giorni con un po' di costanza sono il regalo perfetto per le beauty guru che tengono anche a curare la propria pelle e sono amanti della skincare. Altro regalo che ho qui fisicamente sono queste beauty blender. In realtà ne manca una, però il pacchetto è da 5. Sono veramente molto molto comode per truccarsi, per chi appunto si trucca spesso. Queste qui sono sicuramente un regalo centrato perfetto, perché queste beauty blender si sporcano facilmente, si mettono a lavare frequentemente, quindi per chi si trucca tanto, chi comunque in generale è appassionata di make up, avrà piacere nel ricevere un regalo così. Altro regalo potrebbe essere un olietto per capelli, per viso, per corpo, e io in particolare vi consiglio questo olietto di Masche Mai. Questo qui, per chi non lo conoscesse, il brand è il brand di Alice Campello, ve l'ho mostrato anche su Instagram, e ho deciso di consigliarvi appunto questo olietto, che è un olio 100% naturale che può andare bene per capelli, per cuticole, per viso, per corpo. Veramente fa un tutto in uno, e tra l'altro anche questi petali veramente fantastici, che cioè, fa già la boccetta così, fa il regalo perfetto appunto per chi cura i capelli, per chi cura la pelle e in generale vuole un olio veramente molto valido. Se volete fare invece un prodotto vero e proprio skincare, quello che vi consiglio io è quello di regalare un siero viso, perché il siero viso è un po' una cosa universale, non è come può essere una crema viso un po' più specifica. E il siero viso che vi consiglio io in particolare è questo qui di Nanoil. Non so se conoscete il brand, io l'ho scoperto da poco, tra l'altro è una collaborazione che sto facendo con questa azienda, e quello che vi consiglio io è questo siero alla vitamina C. È veramente fantastico, lascia la pelle setosa, liscia, e tra l'altro il profumo di questo prodotto è fantastico, quindi sicuramente se la persona che riceve il regalo ama i prodotti skincare, questo qui è il top.
Un'idea regalo originale per le beauty guru può essere questo frigo per cosmetici. Suona veramente strana come cosa, però hanno inventato anche un frigo per cosmetici, appunto per quelli che sono un po' più deperibili. E devo dire la verità che io personalmente non lo comprerei, ma se mi venisse regalato ne sarei veramente contenta. È una cosa un po' particolare che secondo me, per chi è amante di skincare, di makeup, è il regalo perfetto davvero. Ovviamente una beauty guru non può non avere un set di maschere, e questo qui in particolare è un set maschere di Sephora. Presenta all'interno un patch occhi, una maschera viso e una maschera per i pori sul naso, quindi è veramente essenziale. Fate un full face di maschere che sicuramente sarà molto apprezzato dalla persona che riceverà il regalo. È un prodotto che si usa frequentemente e quindi finisce anche molto spesso, e sto parlando dei burro di cacao. Queste qui in particolare sono due proposte. La prima è quella dei Cocco Love di Clio. Come sapete io amo i Cocco Love di Clio, sono quei burro di cacao idratanti, balsami labbra idratanti, che sono anche colorati, quindi in base al tipo di Cocco Love c'è un colore diverso. Altrimenti, se volete un altro burro cacao molto molto buono, è quello di Yves Rocher. Costa veramente poco, è ottimo e secondo me è un regalo wow. Questo oggetto in particolare noi ragazze lo smariamo molto facilmente, quindi regalarlo sicuramente ci farà molto molto piacere, e sto parlando di questi scrunchy set. In particolare ho deciso di scegliere gli scrunchy, che sono quei elastici per capelli un po' arricciatini. Esistono veramente di tutti i tessuti, di tutte le fantasie, di velluto, a pois, a fiocchi, cioè veramente qualunque tipo, e secondo me appunto è veramente molto apprezzato. Per organizzare il make-up, altra idea regalo, sono questi dispenser trasparenti. Ne esistono di tutti i tipi, con i cassetti, senza cassetti, solo per i rossetti, solo per tipo delle palette, insomma ne esistono di qualunque tipo, quindi se conoscete la persona sapete che ha bisogno di un certo tipo di modello, anche questo è un ottimo regalo. Non sono da mangiare, ma contengono sempre tante belle cose all'interno. Sono i crackers o crackers, vabbè, comunque sono quelle caramelle di cartone con all'interno due o tre prodottini, o viso o make up. Ne esistono di tutti i tipi, sul sito di Sephora ce n'è l'imbarazzo della scelta. Un'idea regalo poco impegnativa ma utile può essere la crema per mani. In particolare questa qui è di Yves Rocher. Ne esistono di due varianti, mi sembra una alla mela e una ai frutti di bosco. Costano pochissimo, comunque sotto nell'info box come sempre vi lascerò anche i prezzi, quindi avete anche una linea generale. Ho cercato di includere all'interno del video più fasce di prezzo in modo da accontentare tutti. Comunque mi pare costino intorno ai 5 euro, se non erro. Comunque giù nell'info box sicuramente per categoria troverete tutto, e appunto tanto d'inverno ci si screpolano, quindi perché non regalare una crema mani. Ultimo della categoria beauty guru, i pennelli viso o occhi. In generale un set di pennelli sarà sicuramente molto apprezzato, perché i pennelli non sono mai abbastanza, li dobbiamo lavare ogni 2x3, e quindi ottima idea regalo, veramente ottima. Cambiamo categoria e passiamo alla categoria amanti del relax. Per questa categoria ho delle idee regalo veramente molto mirate. Primo regalo di questa categoria è il set di candele, in particolare ho scelto questo qui della Yankee Candle, sono ottime. Anche questo marchio qui io lo stramo da anni e devo dire che ha un sacco di profumazioni fantastiche. Se una persona ama il relax, ovviamente ama anche il suo plaid, quindi perché non regalare un bel plaid morbido e caldo per appunto le giornate un po' più relax, chill, Netflix and chill magari, cioè mi piacerebbe tantissimo oggi fare una giornatina così. E comunque ne esistono veramente di tanti modelli e si possono anche personalizzare, che è sempre un'idea molto carina. Un set di tisane per aumentare il relax completo potrebbe essere un'idea regalo veramente molto bella. Se invece non siete amanti delle tisane ma del vero e proprio cibo, altra idea regalo molto bella per le persone che amano rilassarsi, magari anche quando guardate Netflix nella vasca, potrebbe essere un'idea, un box di cioccolatini. Anche questa è raffinata come idea. Io ho scelto questa qui di uno chef italiano siciliano che fa un sacco di gusti pazzeschi, non vedo l'ora di provarli, veramente wow.
Per completare questa categoria degli amanti del relax, ovviamente ameranno anche l'igiene orale, quindi perché no aggiungere anche uno spazzolino elettrico, che è sempre ottimo. Io l'ho inserito in questa categoria, che devo dire che sì, vabbè, l'ho inserito qui, però diciamo che è un po' universale come idea regalo e costano anche un po', quindi sicuramente come idea regalo è veramente molto molto bella. Giramondo e amanti del viaggio, anche se in questo periodo l'unica cosa che giriamo è il nostro palazzo, se è festa grande. In vista dei prossimi viaggi, sperando nel 2021, un regalo che potete fare agli amanti del viaggio è un portapassaporto. Un'idea originale invece può essere questo mappamondo da grattare, è veramente molto carino, poi più gratti più compaiono colori. Risparmiare in vista di un viaggio è essenziale, quindi perché non regalare un bel salvadanaio? Io ho trovato questo che è fantastico. Questo qui potrebbe essere anche un salvadanaio per gli Harry Potter lovers, perché ho trovato questo folletto della Gringotts che fa da salvadanaio, cioè è fantastico, io lo comprerei tipo domani, è veramente la cosa eccezionale. Io ho scelto questo qui di Harry Potter perché mi piaceva, però esistono anche a forma di mappamondo, se non erro, comunque vabbè, ve li metterò qui sotto nell'info box perché sono veramente troppo belli. Regalo utilissimo per chi viaggia tanto è l'adattatore per le prese universale, quindi se colui o colei che riceve il regalo viaggia anche all'estero, viaggia veramente tutto il mondo, l'adattatore servirà sicuramente, perché ovviamente a seconda del paese che si va a visitare ci sono 600.000 prese, quindi acquistarne uno con più prese universali sicuramente è perfetto. È la base per chi viaggia ma è un po' più expensive, e sto parlando di una valigia, quindi se conoscete bene la persona potete spendere qualche soldo in più, sicuramente una valigia fa sempre comodo. Passiamo alla categoria tecnologia che passione, questa qui è prettamente maschile, però ovviamente esistono anche ragazze tecnologiche a cui piace la tecnologia, quindi anche qui ci sono idee regalo un po' per tutti. La prima di queste è l'arcade machine, quindi quella macchinetta dei giochi che si vedono nei bar in formato mini con diversi tipi di giochi all'interno, è veramente una cosa fighissima, devo dirvi la verità, per chi ama poi i videogiochi e quelle cose lì è il regalo perfetto. Restiamo nel tema, ma non è un vero e proprio regalo tecnologico, ed è questa lampada Pac-Man. Ora ditemi se non è carina, se un amante di videogiochi può non avere una lampada così in camera. Non può. Mentre lui o lei è impegnata a giocare ai videogiochi, che cos'è che indossa? Ovviamente delle cuffie, quindi perché non comprare quelle cuffie, quelle che passano per tutta la testa, quelle grosse, stereo per intendersi, ne esistono di tutte le marche, di tutti i prezzi, quindi dai più economici a quelli un po' più costosi, però sicuramente adorerà questo tipo di regalo. La stampante per iPhone è un'altra idea originale e fantastica da regalare, vi giuro che questa qui l'ho inserita all'interno della tecnologia che passione, però un po' per tutti, c'è anche una ragazza tipo come me che non è amante dei videogiochi, sicuramente si comprerebbe una stampante per iPhone, devo dire che però è un po' costosa, quindi non lo so. Per averlo sempre con sé, un portacomputer è eccezionale per chi lavora proprio col computer, quindi in generale anche chi non gioca sempre ai videogiochi ma per lavoro ha necessità del computer, sicuramente il portacomputer è la base di tutto. Ultimo della categoria è la chiavetta USB, anche questa è fondamentale se si devono raggruppare tutti i file, se si devono stampare cose, se si ha bisogno appunto di uno storage, e io ho scelto questa perché cioè è troppo carina, e comunque di queste chiavette così con gli omini ne esistono un'infinità, quindi avete veramente l'imbarazzo della scelta. Arriviamo alla categoria non so cosa regalare, ci penso io a darvi qualche idea, sono regali semplici che però sono utili, servono, quindi se non sapete proprio che cosa regalare ad una persona, una ragazza o un ragazzo, potete contare su queste idee. A chi è che non serve un ombrello? Si rompono, li perdiamo, li dimentichiamo nei negozi, in macchina, ovunque, quindi un ombrello un po' carino, insomma un po' particolare, ce ne sono veramente di tutti i tipi, anche quelli antivento che non si rompono, è un'idea sempre molto utile, semplicissima, non sai cosa regalare, regala un ombrello. Mary Poppins. Non sai che cosa regalare?
regala una sciarpa, che è sempre un bel regalo. L'unica cosa, l'unico appunto, è che se la persona che riceve il regalo odia e non sopporta, non porta assolutamente le sciarpe, è da evitare. Ultimo della categoria, non so che cosa regalare, io qui sono stata un po' generica, però in generale potete fare degli oggetti personalizzabili che sono sempre carini come idea regalo, e in generale potete fare un portachiavi, magari con il nome della persona che riceverà il regalo, con il vostro nome, il suo nome se siete fidanzati, se siete migliori amiche, migliori amici, insomma in generale queste cose qui. Potete fare una tazza personalizzata, una cover personalizzata, ci sono veramente infinite cose che si possono personalizzare. Sicuramente è un regalo personale molto carino che magari non cade sul banale. Tom e Jerry. Categoria fisicato e fisicata, quindi per gli amanti e le amanti del fitness ho una categoria ad hoc. Primo dei regali di questa categoria può essere un bel set da ginnastica, quindi per le ragazze un top e dei leggings specifici proprio per fare ginnastica, e invece per l'uomo dei pantaloncini magari corti, una canottiera sempre per fare ginnastica, quindi con quel tessuto tecnico. Seconda idea regalo può essere una barra per trazioni, anche questa molto utile, sicuramente essenziale per il fitness, e vai! Per chi fa attività fisica, questi qui sono una vera e propria tendenza, e sto parlando di quegli elastici da ginnastica. Ce ne sono di vari tipi, anche in base alla forza e alla tensione dell'elastico, quindi da quelli un po' più morbidi a quelli un po' più stretti, che fate fatica appunto a tirarli, insomma, per capirsi. Sono proprio brava a spiegare, comunque. Comunque dai, ci siamo capiti. E quelli lì appunto, sia per le ragazze che magari fanno gambe, squat, quegli esercizi anche per le braccia, sia per i ragazzi, sono un regalo indovinatissimo. Può un amante del fitness non avere una borraccia con sé? Ovviamente no. Questa che vi consiglio io è in generale anche secondo me l'idea regalo un po' più completa, è questa borraccia termica, quindi che tiene sia caldo sia freddo. L'ultima categoria l'ho denominata papà, perché sono i tipici regali che si possono fare ad un papà. Il primo regalo, anche un po' costoso, però sicuramente se ne ha bisogno è utile, è l'avvitatore, quindi se il vostro papà, o in generale comunque, io ho detto papà, però se avete il vostro ragazzo o una ragazza magari appassionata di queste cose, potete regalargli appunto un avvitatore. Se invece vostro padre o comunque la persona che riceverà il regalo è un amante del barbecue, potete regalare questa padella forata. Secondo me è una genialata questa cosa qui. Tra l'altro secondo me qui verrebbero bene anche le caldarroste, le castagne arrosto appunto, cioè secondo me sono fantastiche. E comunque in generale per gli amanti del barbecue questa qui è tipo, non so, emblema della felicità. Da abbinare alla padella barbecue ci può essere questo set di salse barbecue. Anche qui ci sono tantissime salse, se appunto colui o colei che riceve questo regalo è una fanatica del barbecue, mette 600.000 salsine sulla carne prima di cuocerla, questo qui è sicuramente il regalo perfetto. Ultimissima idea regalo è una bottiglia di vino pregiato, quindi ricollegandoci un po' anche al discorso della cantinetta del vino che vi ho consigliato nella categoria di Masterchef, per intenderci, riempirla con un vino pregiato sicuramente sarà molto apprezzato. E in generale se non si vuole fare l'abbinata di cantinetta e vino, si può regalare soltanto anche il vino, magari ben impacchettato, fa sempre una bella figura, e se la persona che lo riceve ama bere vino sicuramente sarà il top. Queste qui erano tutte e 50 le idee regalo per questo Natale 2020, io spero che possa esservi utile il video, come sempre vi lascio qui sotto nell'info box tutti i link e tutti i relativi prezzi delle cose che vi ho mostrato nel video. E niente, se ti è piaciuto il video lasciami un like, iscriviti al canale e non dimenticate di seguirmi anche su Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video e buona ricerca di regali, ciao!